Eder. Mech. Pallister. La procura di Milano ha chiesto al giudice per le indagini preliminari nell'udienza, lunedì 18 settembre, di archiviare le indagini sulla morte del ginecologo campano Stefano Ansaldi. Trovato sgozzato il 19 dicembre 2021 a pochi metri dalla stazione centrale di Milano, dove era arrivato poco prima da Napoli con un treno. Gli inquirenti non hanno tralasciato alcuna pista investigativa e, secondo gli esperti medico-legali, si tratterebbe di un gesto volontario. Nonostante ciò, la famiglia, rappresentata dagli avvocati Luigi Sena e Francesco Cangiano, continua a credere che il 65enne sia stato aggredito alle spalle. Tuttavia, nessun testimone ha visto un uomo fuggire dal luogo e non sono state trovate impronte a parte quelle della vittima. Resta ancora un mistero il motivo per cui il medico si trovasse a Milano, in quanto non è stato possibile accertare se avesse un appuntamento in città. Al momento della scoperta del corpo, il medico indossava guanti in lattice. Ai suoi piedi sono stati trovati un Rolex e una valigetta contenente alcuni oggetti personali, ma non fondamentali per le indagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!